positiva alle proposte che ci vengono fatte, e noi questo l'abbiamo sempre fatto. Per cui io penso che il fatto che una persona si relazioni con amministratori di maggioranza, io non mi sono mai seduto nei banchi della maggioranza, questo è importante sottolinearlo, ma se fossi stato chiamarlo non mi sarei sottratto assolutamente alle responsabilità. Quindi anche quando una persona praticamente si relaziona con quelli della maggioranza non significa necessariamente condividerne le scelte, significa dire sì quando è necessario dire sì e significa dire no quando è necessario dire no. E io questo l'ho sempre fatto, è un insegnamento che ho sempre avuto da persone che ho spesso frequentato, ma soprattutto anche dalla mia famiglia, da mio padre che ha sempre amato la politica pur essendo un semplice operaio e che ha militato in quei partiti in cui uno si poteva riconoscere, perché all'epoca c'era la distinzione politica, no? Per cui c'erano i partiti che tutelavano i bisogni di alcune categorie, partiti che tutelavano i bisogni degli operai. Naturalmente un operaio, a differenza di oggi, pensava di schierarsi a favore di quei partiti che poi hanno tradito anche quegli ideali, perché il carrierismo, che è praticamente una nozione che è di questo secolo, il carrierismo ha soppiantato qualsiasi tipo di valore, qualsiasi tipo di importanza, ha sottratto importanza alle relazioni umane. E allora io penso che un buon politico, anche a livello locale, deve mettere necessariamente alla base l'elemento umano. Non si vive senza altri individui e senza esseri umani, e non si può vivere solo con i soldi allocati nel proprio castello. Quelli servono per avere delle comunità, ma io penso che il valore più grande che possa avere un uomo è poter stare insieme ad altri uomini. E quindi questo è per me il senso della politica ed è quello che io cercherò di realizzare anche nel corso delle prossime settimane, sperando di poter vincere le elezioni e di dare un'impronta veramente di cambiamento. Cambiamento per noi non significa stravolgere tutto, devastare tutto quello che ci circonda. Cambiamento significa per noi migliorare le cose che oggi non vanno. E io so che sono tante, a partire dalle piccole cose quotidiane. Ma io anche da questo punto di vista, vedete, non mi sono mai arroccato dietro quell'atteggiamento di grande intellettuale. Ho avuto la fortuna di istruirmi, di avere un'istruzione elevata grazie alla mia famiglia, ai miei genitori, ai valori che mi hanno trasmesso, alla mia caparbietà, perché io sono ritornato a scuola dopo essere stato per un anno carabiniere ausiliario, ho fatto delle esperienze, avrei frequentato persone che erano dipendenti dalla droga, io gli sono stato sempre vicino, alcuni erano dei miei colleghi, capivo la loro rabbia, capivo il loro dolore e capivo che quello per loro era un rifugio dal quale scappare dalla realtà, che spesso non è così misericordiosa nei nostri confronti, no? Spesso è veramente intransigente. E quindi, pur essendo circondati da persone, ci sentiamo soli per questo, perché le persone non ci aiutano nel momento del bisogno. Da questo punto di vista, forse sarebbero stato meglio le realtà contadine, perché lì comunque c'era una solidarietà quotidiana. Quando ti mancava un pezzo di pane, c'era forse qualcuno che riusciva a dartelo per poterti alimentare. E rispetto a ieri, pensare che ci sono persone che occupano anche posti all'interno di istituzioni, all'interno di grandi, all'interno delle università, che danno dei giudizi sui social network, perché oramai la vita praticamente non è la relazione umana con le persone, è chattare attraverso un monitor davanti. Io credo che dopo quella comunicazione, cioè l'internet e i social network devono servirci poi a comunicare, stare insieme, a confrontarci sulle idee. La mia amarezza è che queste persone che pensano anche di rappresentare cultura in questo territorio, in queste nazioni, si lasciano andare in considerazione tutt'altro che lodevoli e fanno battute che invece dovrebbero evitare, perché anche loro, da quello che mi è dato sapere, vengono da una realtà contadina, cioè i papà hanno lavorato per dare loro delle posizioni, quindi dovrebbero capire meglio certe situazioni e certi sentimenti. Io consiglierei a queste persone che stasera non sono presenti, loro ieri sera, di vedere un film bellissimo di Mario Mero, mi pare si chiamasse, o Zappatore. Beh, se vedessero quel film forse capirebbero che tornare indietro anche nei propri passi è anche un successo. Mi piace spesso parlare anche di queste cose, citare dei film, perché io credo che anche i film sono cultura e aiutano le persone a formarsi.
E una di queste cose, riassociandomi prima al discorso che facevo sul carrierismo, è un bellissimo film che una persona mi ha fatto conoscere, che si chiama Into the Wild, nelle terre selvagge, no? Dell'Alaska. Una persona che aveva la mia età, questa è una strana coincidenza, perché noi 68, forse, pur essendo nati in quel periodo, comunque ne abbiamo ereditato forse quel frammento, quel sangue bollente, no, di quei tempi, anche se all'epoca i movimenti erano movimenti catalogati da un certo punto di vista politico, avevano un'appartenenza politica. Quel film narra di una persona che all'epoca nel 92 era giovanissimo, io oggi ho 45 anni, toglietemi, insomma, 22 anni, aveva 23 anni per questo ragazzo, si era laureato, era figlia di persone per bene che lavoravano nella NASA, era molto agiato, i genitori imponevano loro un regalo che era la macchina, ma lui rifiutava queste cose, scelse all'epoca, è una storia vera, non è che basta andare in internet, lo troverete, scelse di fare una vita diversa, scelse di abbandonare l'idea della carriera, di quelle omologazioni alle quali noi spesso siamo schiavi, no? E di vivere la natura, di vivere nei campi, si recò in Alaska e lì purtroppo, siccome poi con la primavera, col divenire della primavera, i fiumi si ingrossano, non riuscì a tornare indietro. È morto perché si cibò di un'erba, pur essendo lui esperto, che non doveva cibarsi. E quella cosa a me mi ha fatto pensare. Ho pensato che la vita non è solo il successo nel mondo del lavoro, la vita è il successo nelle relazioni umane. E io per questo mi sento una persona ricchissima, sono un borghese da questo punto di vista. Cioè, mentre i borghesi hanno... Scusate, ma mi fermerò ogni tanto, spero di non parlare molto. Non sarebbe male, sì. Mentre, diciamo, il termine naturale della borghesia è avere la proprietà dei mezzi di produzione. Io ritengo di avere la proprietà delle relazioni umane, degli uomini. Io credo che gli uomini debbano avere sempre fiducia. Bisogna essere ottimisti. Le delusioni le abbiamo tutti, ne avute anche tante, anche tradimenti, da un punto di vista anche politico, le ho tuttora. Però bisogna dare fiducia agli esseri umani, perché solo cambiando questa